Ragazzi, è arrivata tutta la roba del Black Friday. Pronti? Pacco 1 nel pacco 1 non so cosa c'è. Nel pacco 1 sono due. Con due pacchetti, tra l'altro l'hanno un po' picchiato male. Grazie Amazon, grazie Corriere più che Amazon. Nell'imballaggio abbiamo lei, abbiamo già la Osmo Action pescata subito proprio nel primo pacco, e il famoso mouse verticale e la custodia subacquea alternativa per la Osmo. Quindi questo è il pacco 1. Aspetta che sposto il mouse. Ok, allora questo è il pacco 1. Prendiamo il pacco 2. Pacco 2 è gigante. Pacco 2, eccolo qua. È un attimino più grosso, quindi nel pacco 2 resta, non mi ricordo più cosa ho comprato. Ah già, il tappeto del mouse, il mousepad 800x300, è gigante sto tappeto. Ah, e le luci a LED. Ah, e la batteria alternativa per la DJI, per la Osmo. Perché non ho messo in due pacchi separati? Boh, vabbè. E dicevo, e via te. E le strisce a LED. Le LED strip. Ecco. Allora. Questo. Vediamo se riesco a far danni, sì, già. Questo, raga, è tutto l'insieme. Si vede? Quasi. Dicevo. Questo è tutto il mio Black Friday. Eh? Vi piace? Adesso spacchettiamo tutto, ovviamente. Allora, io direi che possiamo partire dalla nostra Osmo. Dalla Osmo che poi userò per fare questo clip che sto facendo adesso. Scusate se sono armato, sembra una minaccia. Però Osmo che poi userò per fare le clip che state vedendo adesso. Perché l'ho comprato apposta per non usare più il telefono. Ma cazzo si apre? Esattamente questa cam qua è da un anno che l'aspetto. È da un anno che aspetto che vada. Scusate. Là, uso una scatola da cestino. È da un anno che aspetto che vada in sconto. E finalmente è arrivato sto Black Friday e quindi sono riuscito a prendere. Allora, qua c'è un altro sigillo aperto. E che bella! Ma che bella! Ora qua, proprio subito. Tac. Si vede? Sì. È lei, ragazzi. È lei. È molto solida, molto compatta, già così. Raga, è una bomba. Pesantina, si sente il peso importante. Cos'altro c'è nella scatola? Cos'altro abbiamo nella scatola? Abbiamo, penso, una batteria, perché ne ho comprata un'altra appunto per avere un cambio, magari se una è scarica, ok, insomma posso lasciarla a casa in carica e portarmi dietro l'altra. Ma dov'è che ti apri te? Qua. Madonna, è piena di roba sta scatoletta. Sembrava non ci fosse un cazzo. Allora, c'è una batteria manuale, vabbè, non mi interessa, la leggo dopo. Abbiamo una batteria, credo qua dentro, e c'è nella valigetta. C'è la valigetta per la... Eh sì, c'è la valigetta per la batteria. Ok.
Batteria che è tra l'altro tutt'uno con il coperchio, perché questa cam, la nostra DJI, come va inserita questa così, la nostra crack crack, ok, l'ha fatto un bel cric cric, la nostra DJI Osmo Action, ragazzi, solo così, volendo, così già di suo, è impermeabile fino a 11 metri. Poi io ho comprato questa, così in caso volessi andare al mare o fare qualche altra escursione, chi lo sa, la posso lanciare sotto a chilometri di profondità. Poi, sacchettino con dentro il cavo per la ricarica, ovviamente. Ah, la vite perché ci hanno mandato anche due appigli. Uno, questo penso sia adesivo. Uno un po' curvo, due pigli, due basi, insomma, uno un po' curvo, l'altro tondo però piatto, per incastrarle da qualche parte dove si vuole in caso di sport estremi, credo. Vabbè, questa è semplicemente un'altra batteria. Allora, qua dentro abbiamo custodia. Esatto. L'altra custodia subacquea. Dove sta l'apertura? Cazzo, è gigante però. E là là. Questa si subacquea tanto, tanto subacquea. È la tuta da palombaro praticamente. È un'armatura, questa. E va bene. E poi c'è l'altra batteria. Va bene, ragazzi, adesso devo spippolarci un attimo e vediamo. Ok, allora ragazzi, ho dovuto scaricare l'app, ho fatto una piccola, come si dice, un piccolo aggiornamento del firmware. L'abbiamo già accesa, l'ho già settata su 4K 60 fps, come potete vedere. E allora il menu è facile, è tutto touch, basta fare swipe dal basso verso l'alto, cambiamo risoluzione, frame, eccetera. Poi no, i 4 terzi, grazie, 4K. Poi invece da sinistra verso destra per andare a vedere cosa c'è, cosa abbiamo registrato, ma ovviamente al momento è vuota. Dall'alto verso il basso invece tutte le opzioni varie. Vabbè, insomma, adesso non sto qua a guardarle perché devo vederle bene. Poi invece da destra verso sinistra per ISO per le foto di qua, eccetera, velocità e tempo di scatto. E invece per i video, colore, bilanciamento del bianco, eccetera, e tutto il resto. Comunque è già una figata. Ah, raga, adesso vi farò vedere la differenza, perché le prossime riprese le facciamo con questa. Ah, sì, feature figa per passare da schermo posteriore a schermo anteriore. Doppio tap e passiamo di qua. E poi abbiamo lui, il super tappetone per il mouse RGB. Allora, apriamo. Da che parte siamo? Di qua. Qua, sigillo, via. Adesso devo vedere se per fare gli unboxing forse va meglio il cellulare, insomma, poi vedremo. Allora, questo è gigante, raga. Dovrebbe esserci un cavo. Eccolo, mi è caduto tra le gambe. Era dentro, però c'è. Allora, cercherei di srotolarlo. Lo sto srotolando anche storto. Abbiamo solo il 10% di batteria. No, dovrò riprendere a fare i video col cellulare. Vabbè, raga, comunque non ci sta sulle scrivanie. Cioè, sì, ci sta, però devo metterlo bene. Perché, come vedete, a parte che è storto. Arrivo. Allora, così.
Dai, poi lo sistemo bene e lo accendiamo. Ragazzi, vi faccio solo notare una cosa prima di montare il tappeto sulla scrivania. La differenza tra quello vecchio e il nero, guardate i colori. Questo è un po' sbiadito, ormai è diventato bianco praticamente. E questo è quello nuovo. Sì, sono due neri completamente diversi. E ultimo, ma non per importanza, le strisce a LED. LED strip che attaccherò all'armadio. Dovrebbe essere due bobine, se non erro. E là. Ok, e di roba ce n'è dentro. Perché abbiamo il telecomando, perché possiamo cambiare tutti, è tutto RGB, quindi possiamo cambiare tutti i colori. Telecomando con connessione Bluetooth, eccetera. Potrei anche comandare dal telefono o impostarle per andare a tempo con voce o musica. Cavo di alimentazione, alimentatore, ovviamente. E qui le due bobine. Allora. Ah, ok, con gancetti e roba varia. Ok, ragazzi, io farei una roba. Cioè, prima spacchetto tutto, poi le monto, poi ve le faccio vedere montate direttamente. Perché faccio prima. Sono due bobine da 5 metri, quindi 10 in tutto. Per riempire tutto l'armadio. Ok, siamo dal cellulare un'altra volta. Giusto per farvi vedere. L'ho preso un po' alla cazzo, però il risultato è questo. Con un bianco che va e che viene, insomma, ecco. E niente, volevo solo farvele vedere. Adesso le ho appese un po' alla cazzo giusto per provarle, però insomma il posto sarebbe quello. Con app che posso telecomandare direttamente dal telefono oppure telecomandino, telecomandino off. Ho detto off, ok, off spento, on acceso, con tutti i colori, l'illuminazione, flash, insomma tutte le varie strobo, fade, smooth, tutte le varie, i vari settaggi del caso. Adesso devo provarle. Oggi palestra, c'è il soletto ma fa un freddo cane. Perché non so se si legge, ma no, non si legge un cazzo perché non c'è luce. Ma ci sono 6 gradi e sto testando la Osmo in macchina. Aspettate che passo l'altro schermo. Ci sono 6 gradi, fa freddo, comincia l'inverno. Porca puttana. Molto bene, ragazzuoli, è arrivato un altro pacco. È arrivato l'ennesimo pacchetto di Amazon che spacchettiamo, direi, no? Cosa sta succedendo qua? Ho visto un flash sul monitor che non mi piace, spero di essermi sbagliato. Allora, via. Qua dentro c'è una cosa piccola, 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 ma utile, utile, utile. Perché c'è la SD, la micro SD Lexar. A velocità praticamente a velocità UHS2, scheda da 32 giga. 32 gigabyte della Lexar l'ho comprata perché purtroppo mi serve da inserire nella Osmo Action, che non mi passa più all'altro schermo perché niente, raga, non passa più. Non mi passa all'altro schermo, quello posteriore, non so perché. Forse c'è. Aiuto. Probabilmente c'è qualcosa che sbaglio io. Comunque, ma niente. Vabbè, allora vi ciucciate questa ripresa fatta così. Dicevo, l'ho comprata da 32 giga, che praticamente me la tiravano dietro su Amazon. Vabbè, con l'adattatore. Con l'adattatore per micro SD da infilare nei lettori di schede, però l'ho comprata a UHS2 perché mi serve da inserire nella Osmo, perché questa qua che ho adesso
che ha velocità UHS1. Purtroppo mi dice, la Osmo mi dice velocità di scrittura ridotta, velocità di lettura lenta, scusate, non ridotta. Velocità di lettura lenta perché UHS1 è uno standard ormai, non dico vecchio, però quasi. E quindi la Osmo è nuova, la scheda è vecchia e quindi insomma abbiamo dovuto comprare quella nuova, ecco tutto lì. Ragazzi, abbiamo comprato anche oggi. Però oggi abbiamo comprato una cosa che mi serve per un lavoro, scusate. Comprato una cosa che mi serve per un lavoro che devo fare domani e che filmerò anche domani perché dovrò anche fare dei video, quindi vedrete un po' di backstage praticamente del lavoro di domani. Abbiamo comprato un microfono per la Reflex, che è questo qua, della Saramonic, che è una marca che sinceramente non conosco, però mi hanno detto che è praticamente quasi equivalente a un Rode, per quanto io avrei preferito la marca australiana. Purtroppo non ce l'avevano, quindi ho dovuto passare a questa, che non ho mai sentito tra l'altro. Però io procederei anche all'unboxing, però non si unboxa sto coso. Allora, vediamo se riesco a sventrarlo tipo qua. Ok. Allora, un lato l'abbiamo aperto. Tocca quell'altro, che me l'hanno consigliato al negozio perché purtroppo mi hanno chiamato per un lavoro, per questo lavoro qua. Dicevo, per questo lavoro che farò domani mi hanno chiamato abbastanza d'urgenza, fatalità. Io purtroppo non ho ancora un microfono direzionale, che volevo acquistarlo, quindi questa è stata praticamente l'occasione per andare a comprarlo. Arrivo, adesso. Purtroppo l'ho tagliato un po' male, perché devo far uscire anche il cartone perché c'è il cavo dietro. Ok, ce l'abbiamo fatta. Allora, scatola, fanculo come sempre. Allora, ragazzi, questo è il microfono Saramonic. E praticamente come funziona? Funziona che tramite il giacchetto jack da 3,5 mm, come sempre, si aggancia direttamente alla Reflex. Questo è il nostro microfonino. Come potete vedere, vabbè, si aziona, c'ha i pulsanti on e off, pulsante on, pulsante off e pulsante per guadagno dei decibel durante la registrazione. E di qua invece ha due entrate. Due entrate perché possiamo collegare, volendo alla porta mic, possiamo collegare un altro microfono. Posso collegare addirittura un levalier, perché se per caso finché registro con questo, con il direzionale, finché registro, se devo registrare anche la mia voce, posso collegare il levalier a questo, così registriamo tutti e due. E c'è anche la cuffia, c'è anche la presa jack per le cuffie, così posso anche sentire direttamente il tutto. Bene, altro acquisto fatto e domani lo proviamo. Ragazzi, ho appena scoperto una cosa molto brutta che mi fa preferire un'altra volta il Rode a questo Saramonic. Altro motivo per cui preferisco il Rode a Saramonic. Saramonic funziona a batterie, non ci credo. Ragazzi, sto testando le luci a tempo con la voce. Direi che funziona. Sembra di essere in discoteca con lo strobo come una volta, cazzo. Va bene. Abbiamo finito anche questa settimana, ragazzi. E che dire? Scusate, scusate, so che è lunga. Sto facendo questa clip anche perché, tra l'altro, per allungare ulteriormente di più il weekly. Però, vabbè, scusatemi. Spero portate pazienza. La prossima sarà più corta. Ciao! Tan 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 tan